e gli occhi neri, gli occhi del diavolo. Ciao a tutti cari amici del canale, ben ritrovati su Dr. Loomis Channel per questo nuovo video unboxing review. Nella puntata di oggi torniamo a parlare della Severin. Se ricordate, per chi segue il canale sicuramente avrà visto di recente un video unboxing review dedicato al film Anthropophagus di Joe D'Amato e di conseguenza l'edizione Severin uscita in commercio nel 2018. Bene, in questo video voglio parlare di un'altra pellicola di Joe D'Amato, sempre con edizione uscita in commercio qualche anno fa, della Severin Films, ovvero il film Absurd, conosciuto in Italia con il titolo originale Rosso Sangue, che inizialmente era stato ideato come sequel del film Anthropophagus dell'80, sempre sceneggiato e interpretato da George Eastman, ovvero Luigi Montefiori, però lui era contrario all'idea di dover riportare in vita il mostro del film, del primo film, e quindi riscrisse la sceneggiatura e creò questa specie di slasher movie gore, ispirandosi un po' anche ad Halloween di John Carpenter, e quindi è nato il film Absurd, questo è il titolo americano, però anche usato anche in Inghilterra. Esistono vari titoli di questo film, sinceramente, l'hanno anche spacciato appunto come Anthropophagus 2, ad esempio anche con il titolo Zombie 6 Monster Hunter, nonostante all'interno del film non ci sia appunto nessun morto vivente. Comunque questo è uno delle più belle pellicole girate da Joe D'Amato per quanto riguarda il genere horror a parer mio, come già detto anche nello scorso video, insieme a Buio Omega e appunto al film cannibalico dell'80. Niente male questa edizione della Severin, io posseggo anche l'edizione uscita in commercio per la 88 Films, però questa, sia per quanto riguarda il master ma anche per i contenuti speciali, ritengo sia leggermente migliore, anche se quella è molto valida. Per quanto riguarda la traccia audio presente all'interno, ovviamente abbiamo l'italiano nel formato mono, presente anche la traccia in inglese. Abbiamo i sottotitoli facoltativi, quindi non sono obbligatori durante la visione, ed è region free, quindi possiamo tranquillamente riprodurlo sui nostri lettori europei. Anche in questo caso abbiamo una nuova scansione 2K dal negativo originale, che dovrebbe essere 16 mm, vari contenuti speciali presenti all'interno di questa edizione. Abbiamo ad esempio un'intervista fatta con Luigi Montefiori, anche abbastanza lunga, dura 30 minuti con audio italiano. Poi abbiamo un'intervista d'archivio con Aristide Massaccesi, ovvero Joe D'Amato. Questa è un'intervista fatta però in inglese, dura circa 20 minuti, però è un inglese anche abbastanza base, maccheronico, quindi riusciamo anche a comprendere la maggior parte delle cose che ci comunica appunto il regista. Poi abbiamo un'intervista fatta con Michele Soavi, questa invece con traccia italiana, e dura appunto quasi 20 minuti, 17-18 minuti. In più all'interno abbiamo anche il CD della colonna sonora, che adesso vi mostrerò da un'altra angolazione, che così faccio vedere anche un po' l'artwork fronte retro e tutto ciò che contiene. Quindi non perdiamo tempo e cambiamo subito angolazione. Bene, vediamo quindi più da vicino questa edizione Severin del film Absurd, ovvero Rosso Sangue, prodotto che trovate ancora disponibile anche sul sito della Severin. Ad esempio durante il periodo del Black Friday c'erano anche ottime promozioni a metà prezzo, quindi per chi ha avuto modo di approfittarne è stato un ottimo affare. Poi magari tornerà nuovamente in offerta, magari anche l'anno prossimo o in altri periodi di sconti. Diamo un'occhiata alle varie angolazioni, ecco qua, anche questa edizione con doppia copertina reversibile, quindi tra poco vedremo anche il retro. Vediamo un po', Joe D'Amato Splatter Epic, quindi stiamo parlando di una pellicola che si avvicina molto allo slasher movie, a differenza del precedente film Anthropophagus. Per la prima volta in America, anche in questo caso abbiamo lo scan 2K dal negativo originale, abbiamo contenuti speciali che sono quelli che vi ho fatto vedere poco fa, quindi qui comunque abbiamo due versioni, anche la versione italiana con sottotitoli opzionali in inglese, quindi region free, durata della pellicola 94 minuti per quanto riguarda l'edizione americana, l'edizione italiana 88 minuti, abbiamo doppia traccia italiana e quella inglese. Diamo un'occhiata all'interno, quindi questa è l'edizione
limitata a 3.000 copie perché comprende anche il CD della colonna sonora. Ecco qua, quindi abbiamo i due dischi, sulla sinistra la soundtrack, mentre sulla destra il disco in 1080p, e poi abbiamo la reversible cover art, che adesso vi mostro. Ecco qua, questa qui, sempre con il titolo inglese Absurd, anche se qui abbiamo un sottotitolo presumo spagnolo, Maledizion Satanica. E niente, però per quanto riguarda le varie immagini qui sul lato sinistro sono praticamente identiche. Ecco qua, non cambia nulla, cambia soltanto l'artwork frontale. Ecco qua, e quindi questa è l'edizione Severin. Ricordo che esiste anche l'edizione della 88 Films che ha contenuti extra differenti. Bene, quindi termina qui questo video unboxing review dedicato a questa edizione Severin Films del film Absurd, Rosso Sangue. Anche questa pellicola purtroppo ha avuto le sue problematiche a livello di censura, anche questo film è rientrato all'interno dei videonasti nel Regno Unito, purtroppo appunto sono quei video che vengono banditi, poi grazie a Dio è uscito da questo oblio poi successivamente circa 20-25 anni dopo. Comunque io vi ringrazio per aver visionato questo video, vi ricordo che prossimamente pubblicherò altre video unboxing review dedicato a queste edizioni Severin Films, ma non solo Severin, quindi un mini unboxing diciamo dedicato a certe pellicole italiane, sia thriller che horror, ma non solo, degli anni 70, 80, ma anche 90. Quindi io vi ringrazio per aver visionato questo video, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, mettete anche un like a questo video, commentate, e noi ci vediamo molto presto per ulteriori video unboxing. Ciao a tutti!